Petra Time TV Race, finalmente ce l'abbiamo fatta, 2021 siamo ripartiti, siamo qui con la grande Tiziana, un nome, una garanzia, Tiziana Mondovici Tecnoplast, davvero complicato dopo tutto questo fermo, vero Tiziana? Grazie per quello che hai detto, ma da sole non si fa niente. Intorno a me c'è una squadra meravigliosa, tanti ragazzi del nostro gruppo sportivo che si sono prodigati a fare qualsiasi cosa, 130 volontari, sul percorso, ai parcheggi, all'accettazione, insomma, un'organizzazione incredibile. E poi io volevo ricordare comunque anche un grazie al Comune di Fermignano perché ha creduto in questo evento. L'amministrazione ci ha sempre sostenuto, supportato, aiutato in tutti i modi, perché comunque una manifestazione così a Fermignano è una cosa bellissima e speriamo, fra l'altro, che il prossimo anno si possa rifare un po' più come festa, non tanto solo come manifestazione sportiva. Eh certo, poi mi ricordo che gli anni scorsi il sindaco gareggiava, anche lui era in prima fila, quest'anno non lo so. Quest'anno è partito, non si sa. In che postazione si ritirerà, però è partito, Si perché lui ritirerà? simbolicamente vuol partire sempre. Che meraviglia! Allora io volevo ringraziare anche l'associazione delle giacche verdi che erano tutti presenti questa mattina, l'associazione dei carabinieri volontari che anche loro erano in pole position, grazie anche a Lucia, alla tua mamma, al tuo papà, a tutti, davvero a Ma tutti, veramente perché a tutti, è una cioè famiglia, qui a Fermignano è una famiglia. in queste occasioni, cioè siamo tanti. Inspiegabilmente anche questa mattina siamo tanti, eravamo più di quelli che pensavamo. Una giornata stupenda, un sole meraviglioso, malgrado Un po' di vento, occhi gonfi per il vento, quindi occhiali da sole risolvono sempre tanto. però il bello è che finalmente ci siamo trovati qui, finalmente, all'aria aperta dopo tanto tempo. La prima. Tiziana e Tiziana. Grazie, due nomi, due garanzie. Grazie, grazie.